Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi mangeremo sempre insieme. Always together. Non siete felici? Allora, iniziamo dalla mia colazione. Questa, diciamo, che sto aprendo adesso è una confezione di tisane e sono delle tisane della Pompadour ai frutti rossi. Ragazzi, sono buonissime, proprio buonissime. Sono molto molto dolci, infatti di mio io non bevo mai le tisane con lo zucchero, ma qui davvero anche chi le beve con lo zucchero solitamente non c'è assolutamente bisogno, perché sono molto 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 dolci. E le accompagno con due gallette di farro. Queste sono delle gallette che ho preso da MD la scorsa volta e sono davvero buonissime, in cui vado a mettere un po' di marmellata di fragole. Quest'oggi non vado a bere il caffè che solitamente prendo, perché mi sono svegliata abbastanza agitata questa mattina, non lo so, è da un po' di tempo che mi capita questa cosa e quindi voglio evitare un po' il caffè. Ecco, qui avevo fatto anche un piccolo danno con le gallette. Questa sono io che cerca di rilassarsi, sentendo dall'altra parte le grida di mio figlio che non vuole vestirsi. E ragazzi, ogni giorno la stessa storia, anzi, diciamo che ultimamente è un po' più collaborativo, ma quel giorno no. È arrivato il momento della merenda e mangio. Un po' di bresaola accompagnata a due vasa integrali. La bresaola deve essere 20 grammi e equivale a due fettine esattamente. Può essere anche comunque fesa di tacchino, insomma a fetta di magri, non è specificato quale. E io la faccio, diciamo, a mo' di panino, perché trovo che sia anche più buona mangiata così. Non lo so il perché. Alla fine il succo è sempre quello, però boh, mi piace mangiata così. Per chi non conoscesse i vasa, sono dei simil crackers, ma non vi fate ingannare dalla confezione, cioè non mangiateli mai da soli ragazzi, perché da soli sono la morte questi crackers, almeno secondo me. Adesso vado a preparare il pranzo e farò un risotto integrale nero. Mi incuriosiva molto, questo qui non l'ho mai provato in realtà, con un peperone e mezza cipolla. Vado a tagliare la mia cipolla in maniera così grossolana in realtà, perché poi vado a inserire tutto nel bimby e vado a frullare molto bene. Prima appunto inserisco la cipolla e vado a frullarla, poi metto un po' d'acqua e vado a cucinarla, tra virgolette, solo con l'ausilio dell'acqua. Una volta cotta, quindi dopo 2 minuti circa, vado a mettere il mio peperone e vado a frullare anche questo e a farlo cucinare per circa 20-25 minuti. Chiaramente, come vi dicevo nello scorso What I Eat in a Day, io non vado mai ad utilizzare l'olio così proprio nella cottura, perché comunque sprigiona veramente tantissime calorie, l'olio sempre a crudo e quindi per il momento durante la cottura non vado assolutamente ad utilizzare olio, anche se chiaramente verrebbe molto ma molto più buono, però qui stiamo facendo un percorso alimentare dietetico, per cui non possiamo sgarrare, ecco. Vado a pesare il mio riso, la quantità deve essere di 70 grammi e qui in realtà potevo metterlo direttamente nel bimby, ma ho preferito non farlo in quanto poi non avrei più capito niente, cioè non avrei più capito quanti grammi erano, in quanto anche mio marito ha voluto questo tipo di riso, per cui sarebbe stato un problema poi capire quanti erano 70 grammi e i suoi erano sicuramente di più, quindi ho detto vabbè, facciamo due pentolini in modo tale che così mi posso orientare meglio. Ho aggiunto poi una Philadelphia e ho amalgamato il tutto e voilà, qui c'è il risotto ai peperoni. Ragazzi, è venuto buonissimo, ve lo giuro.
L'olio a crudo non l'ho messo perché ovviamente avendo messo poi il Philadelphia, insomma, non c'era bisogno. Il bicchiere d'acqua e buon appetito. Provatela questa ricetta, ragazzi, perché veramente è buonissima e alla fine non ci vuole veramente niente a farla. Fatta ora di merenda e per la mia merenda utilizzo una banana e un tè verde. Prendo questo di Lipton, mi piace un sacco e niente, vado a mangiarmi la mia banana insieme a questo tè verde che comunque aiuta sempre tantissimo perché come sapete bisogna bere almeno 2 litri d'acqua al giorno se non di più. Le tisane e i tè mi vengono spesso molto in aiuto in questo. Nel frattempo è arrivato anche il mio cucciolino. E niente, e gli do la manina. Si è fatta ora di cena e questa sera, non avendo tanto tempo a disposizione, facciamo una cosa abbastanza veloce. E faccio questi fagiolini del marchio Deco, con cui mi trovo molto bene, che hanno tra l'altro bisogno solo di 10 minuti di cottura, quindi sono velocissimi da fare veramente. E li accompagno con dei pomodorini pure, così faccio un'insalata di fagiolini e pomodorini. E vado ad accostare a quest'ottimo hamburger di salmone che andrò a cucinare in forno. Ed ecco qui pronta la cena. Abbiamo il nostro fagiolino con l'insalata di pomodorini, una fetta di pane di segale e il nostro hamburger di salmone. Buon appetito, ragazzi! È veramente buonissimo ed è anche molto molto facile da fare e veloce in quanto già c'è l'hamburger che già è pronto, quindi basta inserirlo in forno ed è tutto fatto. E il fagiolino in 10 minuti è fatto anche, quindi davvero in massimo un quarto d'ora mangiate tranquillamente. Il bicchiere d'acqua e niente. Spero che vi sia piaciuto stare in mia compagnia come sempre. Se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e ci vediamo alla prossima, ragazzi.